Io ho risposto, c'è un post che sta circolando viralmente anche lui sulla rete, in cui ricorda Boris Johnson, laureato ad Oxford in storia antica, amante del mondo della Grecia classica, della cultura della Grecia e della Roma antica, autore di un saggio sulla Roma che tanto ama, che noi qui in Italia abbiamo un modo un po' diverso di stare al mondo e di prenderci cura dei più fragili. Noi siamo Enea, che si carica sulle spalle il vecchio padre Anchise, paralizzato, per portarlo in salvo dalla città di Troia in fiamme. Mi piacerebbe tuttavia sapere come la pensa un connazionale di Boris Johnson. Si chiama Derek Redmond, è nato a Bletchley, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Derek Redmond ha una storia personale un po' complicata. Viene fermato pochi secondi prima della partenza ai Giochi Olimpici di Seoul nel 1988, nella partenza della sua gara ai 400 metri, a causa di un infortunio al tendine d'Achille. Arriva ai Giochi Olimpici successivi, Barcellona 1992. Si presenta alle semifinali in un buon stato di forma e incomincia la gara delle semifinali, quella che l'avrebbe portato a correre per la medaglia. Pochi istanti dopo, però, subisce un infortunio gravissimo al flessore della coscia, che lo costringe a fermarsi. Immediatamente capisce che non potrà completare quella gara. Però non vuole smettere, non vuole fermarsi, rifiuta l'invito dei giudici di abbandonare la gara e, saltellando, cerca di completarla, di portarla al termine. All'ultima curva, succederà qualcosa che ha fatto emozionare il mondo intero. Entrerà, facendosi largo fra le maglie della sicurezza, il padre di Derek Redmond. Si chiama Jim, che letteralmente, facendo il contrario di quello che Enea fece con Anchise, letteralmente trascina suo figlio, che non vuole altro che terminare quella gara fino al traguardo. Beh, signor Johnson, il diritto alla salute e la capacità di manifestare umanità, la pietas di Enea, non rispondono a un criterio di età e neanche alla legge del più forte.